Lei è un residente a Santa Vendrace, proprio nel viale Santa Vendrace. Sta per arrivare il porta a porta, lei ha dubbi, perplessità, come vede comunque questa rivoluzione nella raccolta dei rifiuti? La vedo un po' difficoltosa perché tutti quei cassonetti che andranno messi fuori, bisogna vedere i mastelli. Capito? Che magari qualcuno non butti della roba che non abbiamo buttato noi e magari veniamo noi poi a pagare qualche multa, a fare qualcosa. L'ultimissima notizia, finora si tratta di un regolamento che deve essere ancora approvato dall'aula del comune, ma è già passato in commissione, ovvero i mastelli dovranno essere riempiti per il 75% almeno, se no c'è il rischio di beccarsi una multa. Lei su questo punto cosa ne pensa? Io penso che è una cosa sbagliata quella, perché non tutti abbiamo la stessa spazzatura, produciamo le stesse cose, per cui ognuno di noi avrà un suo modo di riempire o di lasciare. Lei vive in un condominio che ha più di 10 appartamenti, quindi avrete i maxi mastelli, oppure siete meno di 10 condomini? Non ci siamo. Ci siete, quindi avrete anche i maxi mastelli nei fatti. No. Nei fatti no, non li avrete. Siete comunque meno. Lei quindi vede, a prescindere il porta a porta, di buon occhio, perché comunque si parla anche di ecologia. Sì, senza ombra di dubbio, però è una cosa che se tu non hai una cosa per chiuderlo, può passare chiunque e buttare tutto quello che gli fa.